Buongiorno a tutti e bentornati in live. Siamo qui su GTA sempre. Buongiorno, buongiorno. Smith, Eccoci qua. sei tu? Sì, Sì. buongiorno. Ciao Smith, io vado con Smith ragazzi, non mi interessa se siete due reclute. Agente Smith Come stai 18. Smith? Smith, devo far vedere delle cose, Smith. Tutto bene, tu? Smith. Bene. Smith, devo far vedere delle Oddio! cose, Ci Smith. Smith, avete devo far vedere delle spostato? cose, Sì, Smith. Cosa? Ti faccio ora Guarda, vedere ciao! anch'io, ok? Venga. Perché mi hai A me spostato? positivo, Oh, non signore, però. urlare! Non puoi. Non A me urlare. positivo, vero? Tu non Sto dicendo. urlare. Sto urlando. Non ci stai urlando. Vengo. Andiamo, andiamo. Andiamo a Vieni vedere con noi, cosa vuole. Aspetta un Smith. secondo. Allora, Ah, venga. ragazzi, andiamo in pattuglia in 4. Aspetta, che devo farlo sneak. Ma siamo solo noi quattro in servizio? Sì, Sì. no, siamo in sei. Mezzogiorno che è in Siamo sei, servizio. però mezzogiorno in servizio, Cioè, mezzogiorno in servizio, ma ma faccio vai. i cazzi No, e suoi infatti, fuori per prendere lo servizio. stipendio, ma va a farsi Esatto. i cazzi suoi in giro con Non la può. macchina. Come può? Non può. Può. Non può? Lui Ah, non può ok. avere. Mannaggia, incoglionito Io ho che non capito, sei può. un. No, non può, Io appunto. ho anche il Lego Pro, voglio farlo sneak. Mezzogiorno? Non c'è il radio. Oh, non c'è il E No, non non è, c'è il esatto, radio. non Si ci sta. prenderà un Non è in radio e richiamo, allora. sta girando a caso per la città Però cazzeggiando, scommando. prende lo stipendio. Si prenderà un richiamo, allora. Andiamo, poi. E Andiamo poi noi quattro in pattuglia. E Izuna è abbiamo andato via. scoperto che Izuna è un criminale pazzo furioso. Ma che Sì, in ma zona ha dov'è ora? costretto un Che istiga tizio le a persone scappare ai perché 1080? voleva fare un inseguimento. Sto via ora, non è più in città. Poi, Vabbè. ho vinto 20k a Ungarello. No, scherzo. Esatto, questo è vero. No, scherzo. E niente. Va bene. Comunque per mezzogiorno, riguardo a mezzogiorno, farò avere un richiamo. Comunque è mezzogiorno serio adesso. Oh, è mezzogiorno e 13. calla. Già, vabbè. E niente, che facciamo? Ci dividiamo Andiamo le a tue Buonanotte. reclute, andiamo. Ok, venite, reclute. Chi si prende? Lei signora? Il suo preferito? Qualcuno vada con Andiamo lei, dai. tutti insieme. No, no, ci dividiamo. Mannaggia, vabbè. Se troviamo una macchina per 6 persone. Perfetto. E andiamo con un altro SUV. Adam 1. Adam 1 18. Bene, bene. Ah, cavolo, il giubbotto. Totò sempre presente. Buongiorno, Totò. Adam 2 18. Perfetto. Gas al top al Discord è tutto. Poi hamburger e acqua. Come non riesco a vedere l'acqua? Ah, ce n'ho già una.
Ok, perfetto. Ok, andiamo. Ma che fa? Oh, ma che fa? Ma che ha fatto lei? Oh! Ma devo arrestarla? Ma devo arrestarla? Mi ha fatto terzo. Ma ha steso una persona, steso. Signore, come sta? No, lo è svenuto. Io ho fatto signore, ma che ha? Oh, ma che è? Ma posso essere documenti? Cioè, poteri magici. Cioè, poteri magici. Signore, mi scusi, ma che è lei? Oh! Ha preso un pugno, ha dato un pugno a una persona e l'ha svenuto, cioè ha fatto svenire, cioè come si dice. No. Cioè, ma scusi, ma posso essere documenti? Certo, tenga. Che devo dare aggressione, devo dargli, mi sa. Devo restarla? Aggressione! Ma che... Ha atterrato una persona! Ha fatto il terzo dito a me e ha dato... Potrebbe essere anche tentato omicidio. Ma che cazzo stai dicendo? Gli ha dato un pugno. Cosa? Come si per modere il linguaggio? Modere il linguaggio, innanzitutto. Modere il linguaggio. Scusi. Allora, mi ha fatto a me il terzo dito e a Kevin il terzo dito. Cosa là? Il pugno. Si chiama Nevoyage. Il cosa? Percosse si chiama. Provvede. Percosse, violenza privata. Da 2500 a 10.000 dollari, 6 mesi a un anno, reato di classe B. No. Percosse, sì, lei ha tirato una persona, ha tirato un pugno a una persona facendo una svenire, signore, ma che no, oh, sì. Ho anche l'autografo di quadrato. Percosse, io ho anche la GoPro, signore. Che parla, non parli in radio. Me la manda un mio amico, perde la testa. Non parli in radio, oh. No, perché ha fatto questo aspetto, devo... Non parli in radio. Non funziona con i cittadini quella cosa. Ma è soltanto... Aveva sonno, guardi, un barbone. Non è che ha tirato un pugno, l'ha tirato. L'ha tirato un pugno, vero? Ma il signor testimoni, vero? Il signor testimoni. Io in realtà stavo parlando con lei, non ho fatto caso. Però, boh, effettivamente lì c'è un corpo che prima non c'era. Ha tirato un pugno al signore, io stavo pure la bodycam qua davanti sul petto, vedete? Io c'ho la bodycam. Ha registrato che ha tirato un pugno. Mi ha messo... E lei l'ha steso con un pugno, è percosse agente. Violenza privata, reato di classe agente. B, signore. No, agente, io stavo camminando, lei se le mette le mani in tasca, lei non è che prende e sferra un pugno a una persona, la stende, ma chi è? Sta parlando solo lei, agente, mi faccia parlare pure a me. Tutto. Il signore qua che si è addormentato perché datamente era un barbone, aveva sonno, io mi ha messo le mani in tasca perché cercava soldi. Mi ha fatto il terzo dito perché l'ho tolto dalle mani dalla tasca. Io mi ha fatto il terzo dito. Sì. Un cazzo signore qua con quello di quadrato. Giacca nera. E io l'ho dato un cazzotto. Evidentemente aveva sonno ed è caduto sul colpo perché aveva sonno. Ma si è soltanto addormentato. Signore, ma lei sta parlando per il culo? Noi, ad esempio, facciamo qualcosa. Molto rumore per svegliarlo. Sì, sta cercando di parlare a vanvera apposta così io mi distraggo. Personale, gli ha dato un cazzotto a lui e mi ha messo le mani in tasca a me. Ma vediamo subito se ha dei precedenti penali. Dai, signori, non facciamo maletta, ho tirato un pugno, dai. Il signore ha dei precedenti penali. Dai, però. Oh. Ai, 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 signore. Kevin, glielo puoi dire pure tu che ti ha dato un cazzotto? Sì, mi ha dato un pugno, me l'ha dato, quello sì. Fatto davanti alla centrale di polizia, potevate entrare e denunciare. Oh, ma potevate entrare e denunciare, io non ho fatto niente, aspettiamo un attimo. Siamo stati mezz'ora in attesa nella centrale, non è venuto nessuno. No, avete fatto delle chiamate? Sì, poi ha delle multe da pagare in ritardo. Sì. Abbiamo scritto su Twitter molte volte, nessuno è venuto. Twitter non è un punto di comunicazione con la polizia, fa la chiamata. L'altra volta mi avete detto se non scrivere nella chiamata commerciale se devi chiamare qualcuno in centrale. Stavolta di non scrivere su Twitter. No, chi l'ha detto di non chiamare una chiamata commerciale? Chi l'ha detto? Ci sono dati disponibili? Signore, lei ci deve scrivere in centrale. Pure noi stiamo. Signore, ci segue? Con la macchina.
Io. Senta, io dovevo anche ritirare una denuncia per questo che mi sono messo davanti. Ok, stiamo arrivando. Signore, ci segue a centrale, per favore. Ma non capisco con chi sta parlando. Mi sente? Il signor qua del grappo, ci segue a centrale. Ok, io avevo anche da ritirare una sì, denuncia. Ok. Possiamo fare tutto insieme? Un attimo, che dobbiamo arrestare il signore qua. Arrestare addirittura? Eh sì, ha steso una persona, ha stesa. Adam 2 converge il furto down. Signore, ma non parla più? Non so, sa di no. No? Ha fatto... è svenuto. Vabbè, chi è il radio? Spero non abbia fatto di proposito. Non credo. Vabbè, Petrarca del grappo, ricordo il nome. Vuole qualcuno all'import. Vabbè, collega, vada dentro con i signori, vede cosa devono bisogno, hanno bisogno di fare. Allora, vada, vada, senta, vada. Vai, tu vai lì. 5 minuti arrivo. No, vai tu all'import e io faccio... Ti davanti poi il furto, quindi? Sì, fermato. Cioè, ormai è già partito. Vabbè, avete un minuto di tempo per arrivare fino lì circa. Infatti adesso... Siamo fino ormai. Quanto è arrivato. Qui in centrale c'è stata un'aggressione, un uomo qui ha tirato un pugno qui davanti a noi alla centrale, un signore l'ha steso, quindi dobbiamo arrestarlo. Aspettiamo che riloghi, si rilogga. Ma quanto era stata fatta la denuncia di scomparsa? 07. Come scusi? 2020. Ma era stata fatta la denuncia di scomparsa nei confronti del signor Kevin Santos? Eh? Sì. Ma l'ho visto anche ieri io. Io ieri non c'ero. E comunque l'ho visto stamattina e sono venuto subito. Non pensavo ci fosse una denuncia di scomparsa. Comunque, ok. Va bene. Insomma, bene che si sia risolto tutto per il meglio. Eh beh, penso di sì, ecco, perché già anche ieri girava per la città. Ciao, Dagolin Top. Bene, grazie mille. Ora scusate per quel fattaccio di... Sì, spero il signore rientra in città così. Va bene. Va bene, e grazie, arrivederci allora. Arrivederci. Tutto bene, Dago? Tutto bene, tu? Vabbè, andiamo in pattuglia, che se ne frega di quello là. Al massimo lo richiamo in centrale più tardi.
Adam 1 torna in C8. Adam 2 richiede autorizzazione manovra pista, zona isolata, velocità della norma. In che zona circa? Civici? Montagna. Stiamo salendo ora dove c'è la città dell'impero. Eh? Ah, scusa, l'impero. Osservatorio. Sì, consentita sotto i 60 km orari verso la montagna. Ci ha detto buttarlo verso la montagna, non verso il dirupo. Stanotte abbiamo vinto una Pacific, stanotte collega abbiamo sventato una Pacific. Wow, guarda, bellissima, bellissima è stata. Abbiamo portato, fatto una cosa epica, cioè proprio Gold fa, volete fare una cosa epica, volete fare una cosa come al solito fa. Ha detto no, c'è una cosa epica, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato fuori il centro di comando, abbiamo tirato fuori il centro di comando dal garage. Siamo partiti col centro di comando, no? Adesso ci vedete come abbiamo fatto, in pratica. Poi siamo partiti col jammer dalla centrale e altri 6 SUV. Di cui due di questi e due di questi SUV. Poi due cara. Oh, andiamo. Veloce. Oh, convergiamo. Stanno facendo un furto, Sì, sì, lo so. Signore, che succede? Ma e prima ha detto chi è che chi è questo? Che parla? Bradley. Ok. Zuna prima ha detto che no, no, stiamo andando solo noi, arriviamo solo noi. Un Adam solo, è un furto. Cosa? Ma il Zoom ha detto che il suo fratello è un furto. Oh, ma è sempre questa persona qui. Un attimo. Veloce. Mezzogiorno 18. Veloce, dritto. Mezzogiorno, poi dopo parliamo un attimo, eh. C'è nessuno, vai dritto. E gli agenti a terra. Dove sono? Dobbiamo cercare il tipo. Ma? Cioè, ci sono due agenti a terra. Uno? E l'altro dov'è? Madonna, ma io non vedo questi veicoli. Aspetta, cerchiamo il tipo. Prova ad andare a dritto. Sì. È mezzogiorno. Ci sono due agenti a terra qui alla posizione Panic Button. Adesso noi stiamo cercando il tizio del furto d'auto che è scappato. Provo ad andare veloce. Non ci stanno più. Non ci sta più. È perso. Fidati. Dove non sta? Non può andare da oltre parte se non a dritto. Provo ad andare dritto veloce. Questo tizio sarà sicuramente mascherato. Dov'è che sarà? Secondo te dov'è che sarà? Sbaglio, ho visto un tipo andare veloce nello sterrato. Exemplar, mi sembra era. Dove? Dietro, nello sterrato sul motorcycle cast. Dove? Qua a sinistra? Verso, esatto, qua, andava dritto qua. Qua dritto?
sarà andato in autostrada. E dove si può essere andato? Oh, prova a vedere qua in autostrada a destra. Non ho visto un exemplar grigio. Non ho visto quanti soggetti c'erano all'interno. No, è la... non è l'exemplar questa, è un'altra. Però sempre a sparare stanno. Oh, secondo me qua non c'è andato. Credo vadi avanti e poi torni indietro. Sì, invece potrebbe essere una scelta di scappare. Hai visto una persona che ha fatto così? Questa zona? No, no, non c'è nessuno. Non è sempre andato a dritto. Magari andava di fretta e dalla velocità continuava ad andare a dritto. No, no. Sono dei colleghi. Quel zona ha detto che suo fratello adesso veniva a fare un furto. Comunque per le eruzioni nelle... secondo me scale. Buongiorno, adesso player. Secondo me in Pacific dobbiamo andarci con i pin 90 a fare le eruzioni. No, no, ma guarda che... allora, è una Pacific bellissima perché allora... ci abbiamo portato il centro di comando, il jammer. Abbiamo posizionati fuori dalla Pacific un po' distanti. Poi dopo, due SUV di questi, due Scaracara e un argento della polizia. E poi dopo in pratica hanno appena cioè hanno tolto all'esterno, hanno sparato a riva, hanno abbattuto riva. Non appena hanno abbattuto poi anche Gold, che era il contrattatore, abbiamo attivato il jammer dalle frequenze 11 in su e non ho più potuto parlare al radio loro all'interno. Non appena abbiamo potuto parlare per radio, hanno iniziato a fare eruzione secondaria e primaria. Poi gas in primaria, sotto scale, entriamo di P90 tutti, abbattiamo tre persone in primaria su scale e dopo rimangono tipo in tre, sono rimasti tipo in tre, forte Sinaloa e... Forte Sinaloa e Castle. Castle viene abbattuto, Sinaloa forte fa, si riesce a battere due alla sopra Cabo e poi finita. Easy. L'esterno è caduto dal tetto, quindi... easy. Andiamocene, vado in ospedale. Aspetta. Check. Check. Buongiorno, vai a prendere i due colleghi all'ospedale. Ok, Garito, vado. Oh, vabbè, non ci credo. Una delle persone più sleali, una delle più sleali mai vista in questa città, è diventato un governatore. Chi sarebbe? Si chiama Viper. Ah. Però diciamo che gioca un po' troppo sporco. Chi non gioca sporco a sta città? No, 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 ma lui gioca sporco pesantemente, intendo. Oh. Cosa? Sai, andò sul tizio. E
colleghi quanto fa? Ieri sono stato in servizio. Nota che hanno preso i colleghi all'ospedale, tutti in centrale un attimo. E poi. Sta accompagnando il medico. Ok, allora rientriamo tutti in centrale. Tutti in garage, riga. Ieri sono stato in servizio dalle 2 fino a mezzanotte. Dalle 6-8, dalle 8 e mezza fino alle 3 di notte. Sì, tutti siamo in centrale. Oggi pomeriggio ci sarà di meno perché. Salve! È arrivato un nuovo telefono e quindi devo. Tutti in riga, signore, ho detto. Smith, io l'ho visto, oggi mi è partito l'embro dopo quello che ho visto. Ah, ma so già cosa hai visto, lo so già. Beh, io appena uno mi punta la pistola, le rispondo il cranio, glielo dico. Ma certo, i poliziotti siamo così, noi poliziotti dobbiamo perché, fare così. Perché non è fattibile. Due persone che puntano uno. Cioè, due persone che puntano un agente. Cioè, una persona sola che punta due agenti non l'ha mai vista in vita mia. Comunque, no, vabbè. Ma a parte quello, ma uno che viene investito dopo si rialza e spara. Ma che cazzo stiamo dicendo? No, ma tu fai il video della bodycam e mandalo lì. L'ho fatto io, ma è andato l'esilio per 2 ore e 2 giorni. Scusami. Mandali il video, diciamo, in cafetteria. Vai, riga, Valdrin. Che è successo? Niente, su un furto a un tizio ha atterrato 2 agenti di polizia dopo che è stato investito e che li puntavano entrambi a lui. Io so già chi è perché posso immaginare chi fa i furti e li porta a Sandy per spararli. Chi è che fa i furti d'auto, porta a Sandy i poliziotti e li... Non lo so, io sono con l'occhio viola, quindi non faccio nulla di queste cose, non dico nulla di queste cose. Comunque, allora signori! Ma la smettete di smontare, montare. Oh, la pistola giocato! Toglietemi! No, togliti, togliti! 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 Allontanati! Allontanati! Signori, ma ne ho 5 io se volete, ve le do io. Allontanati, ho detto. No, scherzo, non ne ho. Allontanatevi tutti! Allontanati! 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 Se non te allontanati. Come non ho una palla? Allontanati. No. Vabbè. Poi devo caricare la pistola. Smith, le posso chiedere un piacere? Dimmi. Allontanati, che devo prendere sta pistola. Sussurrando. Allontanati, che devo prendere sta pistola. Oh, ma. Oh, là. Dimmi. Mi manda in pattuglia con Lily? No. Allora io ho Lily. Allora. Oddio, un cane. Che bello. Allora. Bradley. Prendi la recluta in pattuglia. Adam 1. Rivedete Adam. Mezzogiorno? Un passo avanti un attimo. Mi è stato detto che eri fuori servizio senza autorizzazione stamattina. Ero da solo, quindi non vedo perché dovevo. Ma in realtà al momento in cui tu eri fuori servizio in giro con la tua macchina, ci stavano in servizio Rossi e le due reclute. E poi sono arrivato pure io. Da solo te lo puoi auto-autorizzare. No, lo so, ma non te lo puoi. No, cioè, teoricamente non te lo puoi autorizzare. Cioè, non si. Finché non c'è un ufficiale che lo autorizza, non è possibile andare in 17. Cioè, da solo sì. No, non è possibile neanche dire quando sei da solo. Cioè, sei da solo proprio, ma nel momento in cui c'era in città anche Rossi e le altre due reclute, tu eri ancora fuori servizio, non sei rientrato. Finché lui non li vede, come fa? No, non li ha visti. Ecco, tu nessuno ti ha autorizzato il 17. Vedrò di parlarne con qualcuno questa cosa. Perché non si può fare questa cosa qua, signori. Non capisco, però sono tutti i giorni almeno 10-11 ore in servizio. Sì, certo, ma puoi chiederlo alla sera a un ufficiale e te lo autorizzerà. Se tu lo chiedi al vicecomandante, quando lo vedi alle 11, alle 10 di sera, te lo autorizza, puoi andare a fare quello che vuoi, ok? Tu alle 7, alle 11 di mattina, quando ci sono 3 agenti di polizia, non vai agli 7. Perché c'è bisogno di agenti di polizia che stiano in servizio. Vabbè, è mezzogiorno, prendi l'altra recluta e vai in pattuglia, dan 2. Baldwin, Malone e io e Rossi.
Le do un 4, lo so. Ok. Baldwin. Dimmi. Facciamo un bel posticino di blocco in centrale piazza, come sempre. Adam, non so di ciò. Eh? Mamma mia, che due palle sei, Smith, basta. Non voglio. Smith, vengo io a fare. Fallo, fallo e ti tappo. Oh, là, beccato quando è sceso. Poi siamo scemo, eh. Opla! Aiuto. Scappa, scappa, scappa. E la madò. Ma che sei tu, wow. Vabbè. Via. Dormito bene, Smith? Benissimo, benissimo. Ho dormito fino alle... Ho dormito fino alle 9:30. Poi dopo... sono tornato a dormire alle 11:20. Mi sono risvegliato verso le... verso le 12 mi sono svegliato. Lì, a posto, a posto. Bravo, bravo. Un Adam converga in centrale per il sequestro. Adam 1, Smith. Un Adam a caso. Adam 2 converge, non si converge. Vabbè, casinissimo. Adam a caso. Madonna, stanotte ho fatto una Pacific, guarda, che devo dire che... TV Fabio 17, grazie per il follow. Com'è andata? Tipo bellissimo, benissimo. Cioè, allora, abbiamo preso il centro di comando e l'abbiamo messo qua. Tac, qui il centro di comando. Poi la, il jammer, qui davanti. Poi un Kadakara, che era qua, per rifugiarsi, tipo da, dal tetto della Pacific. Avevamo l'argento della polizia, che era parcheggiata qui dietro, pronta per fare un inseguimento. Poi avevamo... la due SUV Caracara parcheggiate qui di fianco e due SUV parcheggiate qui a destra sulle, sulle porte. L'esterno, diciamo, ha battuto riva e poi dopo è caduto dal tetto, vabbè. Poi dopo l'esterno ha battuto sempre Gold, che era contattatore. Abbiamo attivato il jammer dalle frequenze 11 in su, così loro all'interno non potevano più parlare in radio. Perché una volta che abbatti il contrattore basta, cioè ti isola dal mondo, cioè ti isoliamo dal mondo. E, wow. E una volta che hanno battuto Gold, che era il contrattore, siamo entrati, fatto eruzione in primaria e secondaria, gas sotto scale, è perfettissima, quello sotto scale parte, va su, entriamo tutti uno dietro l'altro in, in primaria scale, abbattiamo tre persone su scale. Poi dopo che abbattiamo tre persone su scale, rimangono Sinaloa, Castle e Forte. Forte, Sinaloa e Castle avanzano sopra scale, sopra i balconi. E nel frattempo Forte fa eruzione in secondaria a Cavo, a terra i due sopra Cavo. È finita. Grandi. Cioè è stata una roba che non facevamo una così da, da settimane, cioè. Il jammer è stata veramente una tattica, cioè un asso della manica, no, un asso è stato proprio, cioè, vuol dire, li abbiamo proprio spiazzati col jammer, non l'abbiamo mai usato nella nostra vita, proprio spiazzati. Bravi, bravi. Andiamo a fare un giro su a nord, a Paleta, oh. Va bene. Passi un attimo in centrale che mi sono dimenticata di mettermi il giubbotto. Giubbotto, immaginavo. Grazie. Ok, aspetto. Sentito. Eh sì, stavo raccontando lei in RP, lo stavo raccontando. Comunque, sono gasatissimo per la Pacific di notte, sono molto bello. Avanti. Il veicolo che ero Claudio sequestrato non era presente nei sequestri. Vabbè, non è per forza presente nei sequestri di Isolata Base, ma era sequestrato, quindi dai. Perfetto, ci sei? Sì. Perfetto.
Andiamo. Andiamo a nord. Come va? Sarà tutto bene a te? Sì, tutto Hai dormito bene. Stanotte? Sì, ho dormito. Ma sai che ero staccato ieri stanotte io? A che ora? Alle 3. Madonna. Sì, per sta pacifica. Alle 3 l'ho staccato, cioè non... Però volevo farmela sala pacifica così di notte. Eravamo... Eravamo un bel gruppo, eravamo. Eravamo io, Banner, Vincente, Sinaloa, Castle, Riva, Gold e Forte. Cioè un gruppone, proprio un bel gruppo, no? Cioè diciamo quelli un po' più... Diciamo tra i più... C'erano alcuni più storici della polizia, più vecchia e... Sì. Cioè, tipo allora io, Forte, Gold e Banner siamo quelli diciamo tra la polizia più vecchia, Vincente, polizia vecchia, Riva, Sinaloa e... Chi altro? Ma anche non l'ho citato. E Castle sono della polizia nuova. Ma Castle fa da parte della polizia vecchia. Quindi Simax 11. Ciao, benvenuto in live. Però comunque diciamo che sono tornate un po' di vecchia gloria della polizia. Sono tornate, dai. Bello, dai. Quando vengono bene le azioni. Ogni tanto, cazzo, bisogna anche vantarsene, anche essere felici di vincere una cavolo di banca, cioè di sventare una rapina alla Pacific, cazzo, cioè la banca dell'isola, la banca di Stato, esatto. E poi se non utilizziamo lì il centro di comando, il jammer, quando lo utilizziamo, cioè, per cosa ce l'hanno messo a fare se non lo utilizziamo per essere la Pacific? Così ora vediamo se continuano a fare le Pacific così a buffo ogni notte, ogni giorno. O tipo l'impero, adesso lo usiamo per utilizzeremo pure l'impero, lo utilizzeremo, vedrai. Bello. Devo ancora farla io l'impero, tu l'hai già fatta? Troppe. E non ho vinto, non abbiamo mai sventata l'impero, mai, cioè siamo sventata a metà sì, ma mai completamente. Tipo ne abbiamo presi 1-2, ne è capitato abbiamo presi 1-2 su 5, ma... Ma mai tutti. Smith, io devo spegnere l'applicativo, non riesco a vedere le cose. Ok. Ma come, dove si mettono a fare l'impero? All'esterno? L'esterno sta in giro, passa a fare il civile. E poi a un certo punto tira fuori uno scar dal culo e inizia a sparare contro la polizia. Bello. Concessionario di fonti aperto. Andiamo a vedere il concessionario di fonti. Se c'è qualche bella macchina da comprare. Ah, però è aperto. Belline queste macchine, eh. Vuoi comprartene qualcuna? No, sto tenendo i soldi per comprarmi la casa nuova. Devo fare 1 milione. Mi scusi, ma lei è quello che c'è fatto puff davanti alla centrale? Salve. Io ho chiesto al suo collega di chiamare. Però mi hanno detto vattene che si saranno già dimenticati. Ho chiesto al suo collega in radio se potevate venire, perché avevo fatto buffo per la connessione sul telefono. Infatti, vabbè, quanto cosa sta Gauntlet, vuoi sapere? Lei lavora qui? Magari. No. Scusi? Quanto costa la Gauntlet, questa qua arancione? Entrambe
90.000. Se no full kit. E l'argento? L'argento laggiù l'argento nero. 190, non è full kit. Cos'è che è full kit? No, ci vai a risparmiare, però andando a comprare alla concessionaria $100.000. No, ho chiesto cos'è sempre. Full kit? Cioè le gauntlet sono full kit? Sì, le gauntlet entrambe sono full kit. E l'argento non è full kit, quanto costa? Aspetta. 190. Ma è tantissimo. No. Io il full kit l'ho pagato 90.000 al Bellis. Ma non è full kit. Lo so, tipo, il full kit l'ho pagato 90.000, l'auto l'ho pagata 100, no, 200. No, no, te lo dico subito, l'ho pagata 120, 140. L'hai pagata 2,47. Sì, e il full kit 90.000. Il full kit 123.000. E io l'ho pagato 90 perché... Perché? Perché ha un amico che lavora al Bennis e mi ha fatto 90, punto. Comunque, favoritismi. Questa macchina nera qui dietro invece quanto costa? Questa qui? Sì. Il topolino. Urli. Se costa sui, meno, se costa su meno di 30 dove, se te la compro io. È full kit, eh? Sì. Mi scusi. E c'è la specie di Audi che c'è lì dietro, bianca? Audi? Sì, era l'auto R. 300.000. Azzarola. Oh, corre. Non so che corre, però. Se vuoi un'auto che corre, e tanto se poliziotto te lo puoi permettere. Ma che dice? Perché dove poliziotti devono permetterci queste macchine? Perché non guadagniamo un cazzo noi poliziotti. Ma su, dai. Parla per te, tu. Comunque. Guarda che guadagni di più andare a fare il latte. Sì, fidati che guadagni più a fare il latte. Perché ti ho vista il latte un po'. In polizia non stai fermo, stai sempre in movimento, stai sempre a fare qualcosa. Invece il latte, cioè, devi stare lì, fermo. Sì, il fatto che noi guadagniamo anche. Il fatto che noi guadagniamo anche mentre siamo qui fermi a parlare con voi è bello, però, cioè, non guadagniamo. Sì, guadagnate. Guadagniamo massimo $400 ogni tot minuti, cioè non è che guadagniamo tanto. Sto sempre $400 ogni tot minuti. Io prendere $400, $40 comunque. Lei ha il stipendio? Eh sì. Quello fisso, giusto, lei ha? Sì, $40. Eh beh, comunque. E poi si guadagna con le macchine che vende anche. Beh sì, se le vendiamo, perché queste qua c'erano da un bel po'. Devo vendere, sennò... non posso prendere nulla. Ma in che garage ce l'avete queste macchine, scusate? Lì. Ma nel suo personale? Sì. Ma lei come si chiama? Nicchiarico. Io non le terrei se fossi lei, dato che... Sì, lo so. Cioè, dato, diciamo, lo so. Io le auto del concessionario non le terrei se fossi lei. Da Berto, ecco. Le devo dare, infatti, no, ragazzo. Di alcun altro, ma perché sennò domenica non so quanto gli convenga. Domani. Sì, esatto. Ma sempre se riescono a cambiare l'orario, perché quell'ora non ci sono io. Ah, però. Ho detto, se c'è un Camacho, se qualcuno porta un Camacho, prendilo che me lo prendo. No, non ne vendono Camacho, non ne vendono. Io l'avevo trovato un giorno. Un giorno. Poi il giorno dopo subito è stato venduto. Vabbè, arrivederci. Come arrivederci, non acquista nulla. Eh no, ma mica c'ho tempo per acquistare una macchina, già comprato. Vabbè, mi compro... facciamo così, mi compro... A Italy quanto costa? La Italy 3,75, te la faccio 3,50. Quanto? Ma siamo pazzi? No. Full kit. Mi compro la Gauntlet, questa qua arancione, mi compro, vai. Ok, venga. Qual è la Italy GTO? Quella lì per la scienza viola. Aspetta, sto un po'. Aspetta, non c'era la Gauntlet, fai vedere un attimo. No, non ce l'hai. Io c'ho la Premier, la Striker, Contender, Argento, Baller, perfetto. Niente. Allora, che targa è questa? 2 secondi. LMPD. Ok. I documenti per favore. Ecco i documenti, ce ne ho 8.000 addosso, quindi ecco qua i documenti. Ecco qua. C'è la fattura intanto.
Mi raccomando, non si tolga le auto di proprietà entro domani, perché sennò poi dopo iniziano a sequestrare le sue macchine, poi si deve pagare delle multe qua alla salata. Allora, questa qui, ok, Fattura, io quante fatture ho pagate ce ne ho? Oddio, un po' di fatture non pagate, le non paghiamo. Paghiamo pure ecco a questa. lei, spostatevi per favore. Scusate, c'è il contratto da firmare qua. Firmiamo. Posto. Oh, perfetto. Già riprendi, mi raccomando. Parcheggio riprendo, sì. Arrivederci, grazie mille. Questa fa bruttissima, Guarda che consumo del genere. Questa quanto costa questa? Vale, Questa qui. proprio sentinelle. Sì. Te lo dico subito. Mi sono 2 secondi. Questa viene a costare anche questa 80. Ora. La prende ora, subito, 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 80. Ok, 80. 80, 80. Ma Fucking fammi 80. fare un giro un attimo, posso? Vai, 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 vai. Tantissimo una BMW sta macchina. Avantici. Vieni a prendere in centrale. Ma che già va Pausa via? pranzo. Sì, va in pausa pranzo. Tu? No, lui. Procediamo, no? Che Ah, ok, vuole va procedere? bene. O che vuole procedere? Ma che Arrivato utilità ha numero sta 2, macchina, arrivo, arrivo. sinceramente? Senso. Cioè, che macchina? Cosa serve una macchina così? Io mi sto zitto perché voglio far Quale? vendere Luca, però Questa? Questa qui dici che Sì. utilità ha? Questa la vedo Per usata scappare dalla da molte polizia e persone basta. per La posso scappare, esatto. trovare? Vabbè, me la compro Vado. perché ho bisogno di Perfetto. auto. Cioè, dai, facciamo un po' di spese. Dai, facciamo spese. Tanto c'ho 1.400.000. Dai, spendiamo un po' di soldi. No, Ah, 1.400.000. Allora si prende anche questa, no? con cazzo mi prendo questa. Che no? Allora ti prendi la feroce, ce l'hai? Feroci, è feroci? No, no, è brutta, è brutta. Poi senza targa, poi no. Vai, vai, spara altri 80.000. Bisogna Oddio, bisogna comprare un po' di macchine poi. Frank Diaz si distacca dalla DAM 2 e sta disponibile al desk. Ma perché si distacchi? Problemi con gli occhi. Allora, mezzogiorno, vai con l'altro collega che è rimasto da solo. 10-4, sono in Allora, centrale. eccomi. Allora, Diaz, Sono. spostati in macchinetta. Adam 1, 10-55, concluso. Faccio entrare Rico, ricarico. Sì. Allora. No, Sai che devi devo riferirlo, vero, andare a procuratore, casa che non perché ci sei, sono. vero?
Che sennò poi ti fanno processo in assenza, poi sono cazzi tuoi, perché è un po' peggiore, eh. Già scritto. Anche a me. Vabbè, sono stupido. Spostare per favore. Se mi fa pagare 80.000 dollari al posto mio, prego, prego, io. Vai, vai. Io c'ho la macchina. Anche questa è bella. Io mi devo lasciare tutte le macchine così però. Come si chiama questa? Ma Nichirico, ma tu hai. Come si chiama? Dica. Ma tu hai 17 anni? Sì. È già, vada, già vada. Messo così sei. Mamma mia. Paga la fattura. Sì, sì, certo, la pago, la pago. Mica sono, okay. Mica sono un evasore fiscale, eh. Sono io che mando gli evasori fiscali in carcere. Yeah. Aspetta. Ah, è contratto. Ma sei lento. Nonna. Devi prima pagare. Sei dura la gente? Statevi. Io ho saputo che devo andare. Devo andare a mangiare. Agente, sono belli. Se l'hai comprato ufficialmente? Sì? Parcheggia, parcheggia, parcheggia. Sei comprato ufficialmente? Certo. Sei per scappare la polizia, lo so. Quest'auto fa effettivamente schifo, non giro. Lo so. Sì, è vero, è anche brutto esteticamente. Sei peggio di Silas nei gusti delle macchine, Smith. Ma mi servono macchine per un'altra cosa, ma che me ne frega delle auto, mica me lo corre. Mi serve per altri motivi, mi serve per lavoro. Sali, sali. Ciao bello. Arrivederci. Mi sembrano per andare in borghese me le auto che compro qui. Baldwin, tu sei rimasto, vero? Sono con mezzo. Ok, perfetto, perfetto. Andiamo in borghese con il mio Dumpster. Con tuo Dumpster. Madonna, ma quanto costa il Dumpster? Tanto. In quanto? 30.000. Quanto? 330. Puttana! Già. Hai anche full kittato? No, quello no. Ci mancherebbe. È che non c'ho full kittato. Ho comprato anche la Super GTS, è bellissima. Tanto c'ho ancora in banca, c'ho 1.300.000, quindi sinceramente non è che ho tanti problemi di spese io. Però. Io quanto c'ho in banca? Fammi vedere. 753.000. Ma sono soldi tutti fatti con la polizia o anche prima? No, anche prima. Comunque Adam 4 si trova a nord, ci troviamo in zone di Sandy, pattugliamo un po' a nord autostrada. Ok, vabbè. Ma non ho mai capito se quel negozio di maschere c'è veramente o no, ha fallito. Ma guarda, non l'ho mai capito neanche io, tanti dicono di sì, tanti dicono di no. Sono andata e ma non l'ho mai trovato. Ma non funziona tanto. Un attimo solo per una cosa. Ok. Ok. Ecco. Ti ho fatto un regalo. Una palla mi hai regalato. Sì. Dove l'hai trovata? Ce l'avevo a casa, ma non funziona. Ma come non funziona? Il mio cane non la raccoglie. Ma da cibo per cani dove si compra? Non ne ho idea. Nei locali, credo. Ma poi muore il cane poi, però. Se non gli dai da mangiare lo lasci fuori, sì. Ah, io lo lasci fuori. E come muore? Muore. Madò, signor, salve. Madò, quanti problemi sto avendo, oddio. Oddio, io no. Ma ho avuto un cano di frittelle, che non hai idea, questa zona. Salve, tu stai a fare il latte, eh? Buongiorno. Stai mangiando Angelina? Stai mangiando la mia Angelina? Urli, urli, non la sento. Tutto bene? Tutto a posto? È la mia mucca preferita. È quella lì che sta più vicino di qua, verso di noi.
Va bene, quella va in bene. Mezzo. Smith, mi porti a salutarla che andiamo mi a farla salutare Angelina. Madonna, sto vedendo un calo di frittelle che non hai idea in questo posto. Non ho mai avuto sto grande problema. È questa qui, dove c'è il signore. Questa? Sì. Di nuovo, avanti gente, avanti bella gente, buongiorno. Aspetta, aspetta, Angelina. Buongiorno. Buongiorno contadini. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Beh. Signore? La polizia c'è e sta con voi qua a salutarvi. Vedo che sia... Salve signori. Voi quanti contadini, buongiorno anche a lei. Tutti a mungere latte? Salve. Salve. Stai mungendo Britney? Ciao Britney, come stai? Date, non hai le mucche tu, mamma mia, sì, tu non sei normale. Ero sempre qua. Tu non sei normale. Ciao Britney, mi sei mancata anche tu. Però lo sai che mi debole piangere. Buongiorno, buongiorno. Ma non è che va a mungere latte così vestito, salve, signore? Eh? Mi scusi? Oh, mi senti? Senti? Okay. Aiuto, ho problemi. Babi, la roba alle persone. Mi scusi, no, ma lei no. Che va a vestire, va a mungere il latte così vestito, signore? In felpa, i jeans e scarpe da 400 euro. I miei vestiti, 400 euro, scusi, dove li vede? Questi sono delle Air Force One, costano 120 euro. 120 no, euro? Dollari, 120 dollari di scarpe e lei viene a mungere il latte in mezzo alla melma? Signore, non è colpa mia. Cazzo, lei ha soldi da spendere, eh? Caso fratello, guarda che caso fratello, guarda che mucca è mia, signore, lavora per mia. Questa mucca sì, produce mucca carne mia, copia. Però, eh? Basta che non mi rubate Angelina, perché sennò vi arresto tutti. No, caso io guarda che leggo sul libro di là, caso del Corano c'è scritto quella che mucca è munge i soldi. Angelina è la più sacra. Signora, ma lei che fa qui, munge i soldi che va in giro a mungere così tanto. Ma sono 20 minuti che te soldi che si sono sporcati i vestiti no, dove li toglie. Angelina, questa mamma qui. Mamma mia, va a mungere cose. Ma lei chi è? No, io piglio solo quella. Aiuto, sto mungendo pure io. Aiuto, non volevo. Aiuto. No. Aiuto. Aiuto, sto mungendo pure io, no. Così la impari. Aiuto, niente, via, scappiamo. Dammi il latte, che qua. Via. Latte, no, via, aiuto. Tieni il latte, tieni. Tieni. Opla. To, tieni. Posso toccarle le tasche? No! Ah, ma lei sì, l'hai riuscito a prendere. Non si permette a toccarmi, che potrebbe trovare cose molto brutte, cocaina, marijuana, armi tipo questa. Oh! Alla GoPro, armi GoPro, tipo questa. Oh! Alla GoPro. Mo. Mungi Lili, mungi Lili. Ma allora mungi la mucca, vai, prova a mungere la mucca insieme al signore. Siamo tre Adam in servizio, se non erro. Qualcuno può prendere una recluta, che un'altra me la prendo io. Recluta nome? Ma Adam 1 non è più in servizio, signori? Adam 1 si era sciolta. Ma senza dire niente? Oh, Adam 2 e mezzo. No, vabbè, no, qui siamo Adam 2, Adam 4, qui siamo due Adam. Ci stanno due persone in centrale? Oh, Jack, ci sta gente in centrale da soli? Allora, ci sono io da solo con due reclute. E tu sei chi? Malone. Ok. E c'è bisogno di una pattuglia per un'altra recluta. Ma no, tu vai con due reclute, non ti preoccupare. Ah. Perché tanto siamo comunque dispari, quindi finché non arriva un'altra gente rimani pure con due reclute. No, non posso. Fai Adam 1. Adam 1, 10-8. Ti mancava mungere la tua bocca preferita? Sì, ma mi sa che domani vengo a salutarla, mia Angelina. Ogni giorno passiamo a salutare le mucche, tanto possiamo sempre parlare con i contadini. Vabbè, signori contadini, buona giornata! Sì, ciao. Io vendo anche camelli, Io venderei anche camelli, No, non si preoccupi, non mi interessano i cammelli. Buona giornata, signori contadini, arrivederci. Arrivederci, ciao, signor contadino. Ciao, Britney. Ciao, arrivederci, Angelina. Signor contadino elegante, arrivederci. Ciao. Io i capelli viola mi sa tanto di criminale che ha bisogno di soldi per pagare delle multe.
Dici. Sì, proprio pesante, proprio pesantissimo criminale. Sì, è come se approcciava con la polizia e tutto già inquadrato un po' così, inquadrato. Capito. Lui ci stanno altri tanti lavori frequentati, solo questo mi sa che è ben frequentato. Sì, ma adesso hanno messo Cerculo! quello nuovo, Madonna, ma prendono quindi. uno spavento, non ti fanno mai più, eh. Allora, prendete una recluta di Adam Moore. Allora, ci sta una Adam Moore con due Scegliete reclute, quindi dividetevela. Poi Adam 3 Zuna con una recluta. Ecco, c'è quel nuovo lavoro del game hosting. Ma gli amostri che vanno in giro vanno, non è che Sì, hanno un punto fisso. esatto. Deve essere Hopla. la miniera o la falegnameria. Ma sono frequentati come lavori quelli o Non tanto. no? Più latte, Il latte è il migliore perché ci metti poco tempo e guadagni un sacco. eh? O i polli? I polli ci sono ancora, ma ce l'hai i polli? Ah sì, non ho mai fatto quello dei polli. Polli dicevano anche che era molto frequentato, soprattutto nel periodo in cui facevi il migliore di polli. Ma non l'hanno cambiato il posto dove facevano i polli, mi sa, non è più al casale del Conte. E dove stai, Conte, capieni? Tu li hai mai fatti sti lavori? Io Mai. ero una Han fame, lattaia ma che poverina. voglio! Cosa? No, io non ho mai Sì. fatto sti lavori qua perché non. Cioè, non. Non. Cioè, non ho avuto bisogno io. Cioè, sono entrato subito in polizia, sono entrato. Giusto. Adam 38. Io quando non facevo niente venivo qua tutte le mattine. Capito, Ecco, ho fatto un sacco di soldi. capito. La taglia ricca sei diventata, eh. Sì, e tutti mi chiedevano se facevo la sgomaroide perché mi compravo un sacco di macchine. Ma Lilli sgomorroide, invece no, sei andata dalla parte della legge. Esatto. E hai sventato un negozietto, ho visto, quello del negozietto in cui hai sparato al criminale, Sì, eh. Quello e basta? a quello con te Scusate. uno con i zoom ho sventato. Ma brava! Mamma mia, guarda, Lilli è on fire. No, ma poi no, con due con i Zuna. Una mattina ne E la abbiamo fatti madò. quattro E e la con madò, ma che è? due ne abbiamo sventati. Ma sei fino a terra o no? No, in quei due lì no. Brava. Mamma mia. Evviva. In uno ho fatto un tango e nell'altro siamo entrati di cattiveria e l'abbiamo arrestato perché era da solo e non aveva neanche in mano la pistola. Vabbè. Qui raccolgono i bastardi, vediamo se c'è roba. La finita. Finita la materia. Adam 2 si scioglie per pausa pranzo, a dopo. Ma stavo Mi spiace, scherzando. sono le mele della Val di Non. Materia Vieni qua, finita. arrivederci. Buon appetito. Altrettanto. Materia finita, tanto. Non sarà più Ma non fate voglia. tutto quello che macchina con me. No. Comunque oggi tu lo sta patogliando con Yuri Boyka, mamma mia, vabbè io guarda, non so. Devi segnalarlo ai superiori, ragazzi basta, devi segnalarlo ai superiori, non devi dirlo a me. Ma Paleto perché è così malfamato? Secondo me sarebbe una bella cittadina se no. Guarda che in un'altra città, Paleto era ben abitata, eh. Solo in un'altra città qua sta così malfamata con tutti Sì. questi criminali qua che si fanno marijuana a destra e manca, cioè. Esatto. Se no, sarebbe tutto perfetto. La chiesetta, i vigili del fuoco. Sì, poi qua c'erano gli sceriffi. L'armeria. Ci L'armeria. sarebbero anche tanti bei locali da aprire. Lo so, però non li aprono. Già. Se ci stavo io, voi insulti dopo quello che ha fatto, Ma mamma tipo mia, quel locale che guarda. c'è qui all'inizio di Paletto, giù di là, non Dove? so bene dove, Vabbè, che c'è quel rancher. in un'altra città ci stava. Ci stava la palestra qui a sinistra, il Mojito Inn qui a destra, poi
Poi ci stava l'ospedale qui a destra. E wow, un altro locale qua sulla destra, qui dentro, ecco. La hen house. Esatto. Poi c'è il ranch qua sotto che è bellissimo, se lo aprissero. Ma un mio amico in questa città voleva, ha fatto la richiesta per aprirlo, ma... Ma c'è la possibilità per aprirlo? Aiuto, un albero! Aia. Madonna, che pare. Dovrebbero fare qualcosa gli architetti, non so. No, ma c'è la possibilità di aprirlo? Cioè, ci sta già il progetto da che parte o no? In questo? Teoria sì. Ma dove? Cioè, tutto, aprirlo, tutto? Sì. Anche le case qua? Credo di sì, cioè sono dentro le camere di... d'albergo. Però il problema è che sarebbe, la gente verrebbe qua a fare... fa qualcosa. Lo conosci Jim, quello del municipio? Chi? Jim. No. Fa la guardia da sindaco. No, non lo conosco. Era lui che voleva aprirlo. Lavorava allo Yellow Jack una volta. Ma lo Yellow Jack ora non l'ha più comprato nessuno? No. Mamma mia, tristezza, guarda, non c'è di scorso, vabbè. Già. Nessuno che sta a frequentare la zona. Io andavo sempre a bermi il whisky allo Yellow Jack. Tutti in città, stanno tutti in città. Già. Zona... Bene. Andiamo. Modo rossa. Lo spollo, entriamo nel garage rosso, lo spollo. Stanno disponibili? Siamo a nord, noi scendiamo da paletta e arriviamo. L'abbiamo perso. Facciamo uno converge. Che ci vendi? È trotto. Ma l'avete persa? Dica? L'avete persa? È in corriere, è stato sopra il parcheggio. Solo che non abbiamo certezza. Ma qua c'è il porto per la polizia. Se controlliamo ci può scappare dall'altro lato. No, qua sì, anche sì. L'importo. Comunque tra 10 minuti devo andare. Venite, vediamo un po'. No. Sì. No, aiuto! Oddio! Oddio! Ma lo vedi anche tu? Cosa? Io visto che hai sbandato e basta. Io vedo che siamo tipo sotto il ponte. Come sotto? Sì. Ma? Io vedo sopra normale. Aiuto, allora facciamo così che io mi prendi in braccio per fuori. Oddio, ora sono sotto anch'io. Il problema è muoio, come saliamo? Vieni qua, aspetta. Ma? Oh santo cielo. Aiuto. Come siamo venuti qua sotto, Lily? Non ne ho idea. Ma... pronta? Opla! Usciti. Vabbè. Lo vedi? No, è pulito sopra. Mi sono al stato piano. Stupendo, comunque. Mamma mia. Anche sotto i ponti mi porti. No, si c'è pure questo locale qua a sinistra, aperto. Bello. È pulito il montigliano, non convertito. Ma adesso lì fanno solo i furti d'auto. Pronta? Aiuto. Che criminale che sei. È bellissimo tirare giù i paletti. Sì. È rilassante. Sì. Soddisfacente. Seconda volta la russa è incazzata. E a questa altezza qui tipo mi ha fatto cadere nell'oceano col SUV. Aiuto! Oddio! Ecco, adesso mi fai volare anche tu. Che vuole? Oddio, questo ci ammazza. Vuole? Via, vai via. non ti avvicinare a Smith che sennò ti sparo.
qua anche appunto disabitato, sta zona della città, così, un peccato, peccato. Già. C'è una villa. Poi sta la flica qua per le rapine. che? Furto in casa. Furto in casa, dove sta? Qua. Aiuto! Oh, aiuto! Aia! Dio mio! Smith, se mi vuoi uccidere, basta che me lo dici, no. Mi spari un colpo direttamente. No! Così soffro di meno. No, no. Aia. Che dolore. Vabbè. Chi compare già furto in casa? Di 5. Qualcuno converga al furto in casa, signori. Ah, andiamo noi. Non avevo dubbi. È solo 111 che mi trarre, basta, andiamo. Sì, ormai l'hai distrutto sto povero sugo. Andare sotto i ponti e contro i pali. Già. Esigo una risposta. Già. Purtroppo il sub non è indistruttibile. No. Hai mai fatto il dottore? Sì, cioè mia sorella. Com'è? Non qua, però nella realtà. Bello. Cioè, bello tra virgolette, devi piacerti, perché sennò porta a noi. Mi sa che quando me ne andrò dalla polizia proverò a fare la dottoressa. Ma non penso che te ne andrò dalla polizia. Mi resterò qua per sempre. Mi sa che no, una volta che entri dentro in polizia non esci più perché ti piace poi. Sì, è vero, è divertente. Alla fine anche se ti prendi pallottole o... dopo le ingiustizie dei criminali ti piace fare questo lavoro, quindi, La Pablo Vela non è. Non c'è? Stamattina non credo. C'era prima, ma è andata via. Guarda. Comunque ho l'impressione che oggi mi rapiranno. No, come? La questione di ieri sera? Sì. Spero di no. Già. Vabbè, io vado in 17. Va bene, vai, vai, buona giornata, ciao. Ciao, ciao. Agente Rossi, 17. Allora, 4 si scioglie. Ciao, Lili. Smith, vuoi venire qui? E chi siete voi? Siamo un attimo, metto il giubbotto. Andiamo, vai. Smith, lo sai che stanno cercando dei governatori? Eh? Sai che stanno cercando dei governatori che hanno orari mattutini? Ah. Proponiti. Mi sono proposto io. E? L'ho già fatto, lo volevo fare pure qua. E? Mi piace. Che ti hanno detto? No, ho scritto alla divinità ora. Vediamo. Dove l'hai detto che stanno cercando divini? No, Eh? Vuole candidarsi a
Non capito. Per passaporti e cafeteria. Sì. Siamo qui. Siamo qua. E questo è proprio sinistra, sinistra, destra. E qui. Oh, eccola quella. Non l'ho visto. Ok, ci seguiamo dietro, siamo dietro, siamo solo noi. Pure troppo. Tornato a base. Vai dietro, vai dietro, Izuna. Izuna, non partono a scappare. No, no, no. Giù. Mitch, esco da solo, lo vengo a prendere. Vai, vai, vai. Centrale, della centrale. Ma che cazzo di giro, però, eh. No, però devi fare un po' veloce. Questo così va in sub, guarda qui. Prova a tagliarla. Garage. È uscito sopra, del garage. Ok, ok, ok. Verso ospedale. Ospedale vecchio, ospedale vecchio. Piglialo dentro. Eccolo. Ah, eccolo. Ci ha speronato, ciao. Fib. Giro a sinistra verso Empire Bistro. Destra verso lo Spollos. Posso seguire dritto. Vista abilitata? No, però... Ah, torna indietro, torna indietro. Oh, che c'è sto sub? Non parte. Ma... Isola, tu lo vedi ancora? Ah, no, dopo il giorno nostro, sì, ma come corre? Sinistra. Dove siete? Ah, ok. Dritto, dritto. Però... Prendo, va. Ammazza quanto va. Stiamo per perdere, Pacific. Baldi, dove stai? Io, parallelo. È zona Pacific. Ma l'hai perso o cioè, lo vedi ancora? Oh! Oh! Eccolo lì! Scende giù! Scende! Zona Pacific, zona Pacific! Dai, delle comunicazioni serie! Non si capisce niente! Pacific, ok! Vai! Niente! Okay. Eccolo lì! Pacific ancora! Vedi che gira! Gira a sinistra tu nel vialetto! Maria, dove sta la Maria? Destra o sinistra? Sinistra! Ecco, tira. Sinistra. Sinistra, ho detto prima devi girare. Nonna, ha preso il vicolo, Ma non capisco. Ma cazzo, ascolta, quello tiri dietro di noi Ma come dietro? È dietro di noi, sì, ma nonna. Un attimo. Ma tu, ma non sei proprio troppo addormentato, eh. No, non capisco. Ma sinistra, la sai qual è la sinistra? Ma la sinistra, la sai qual è? Sì, so. No, perché non hai girato? È lui, lo vedo lì. Dove vai? Mi avete detto sinistra. Non qui, ma calma, ma non... Guarda, non ti faccio mai più guidare. Non sai proprio guidare tu. Proprio non sai guidare. Maria, eccolo. Oh, Maria. Destra vuol dire a destra. Oh, ora destra sopra. Oh, appunto. Destra a... destra ora. Sinistra. Oh, sinistra ecco ora. Dentro c'è spuglio dritto, eccolo. Cosa hai trovato ora? Vai. Mamma mia, guarda, ma non, no. Ma non capisco nulla io nelle strade così. Ma destra e sinistra le saprà distinguere o sei disgrafico e dislessico? Te lo assicuro. Destra, sinistra, dritto. Vabbè, poi lo vedo, dai. Ok, è vero. Mamma mia. Sinistra. Sinistra, dritto, dietro la pattuglia, leggermente a sinistra, dritto, giri leggermente a destra e prosegui dritto a destra ora. Vai. Sinistra. Madonna, questo video male. Sono scasso. Vai. Malonno. Qui dove è andato? Sinistra. Dove siete andati ora? Dove? Sinistra. Ma la casa in affitto sopra il carro. Ok. Che? La gioielleria. Sinistra, vabbè, vai. Di qua. Baldi, non avete descrizioni buone per favore tu. Bamas, velocissimo, Bamas. Ok. Dritto. Mamma mia, Toto, guarda, non... Bocca l'autostrada, no, ok, rientra, dal lupo di mare. Verso il lupo di mare. Ok. Di nuovo, sinistra per il Bamas. Okay. Sinistra, gira qui, sinistra. Okay. Alla destra. Ragazzo, ci ha fregato. Destra. Bamas giù.
Destra, 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 destra. Eccolo! Sinistra! Cimitero! Sinistra! Ok. Destra! Sinistra! Era giù, lo vedi? Il cimitero no, è destra. Spama, spama, spama. Era, oh, vedi? Eccoli, eccoli. Sinistra qui. Ma quello è sopra il Bama, non vedi qui. Cimitero! Destra! In zoom, ma cazzo! Cioè fai girare come le trotte. Dritto, 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 dritto qui. Ok. Vado dritto per qua? Teoricamente. Dove sei? Dove c'è? Dove c'è? Ok, ecco! Oddio! Piglialo, piglialo, quello che è lui! È pericoloso, è pericoloso! Non ero accorto, ma corre troppo! Aiuto! 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 Sono di fianco ai studi cinematografici. Garage qua. Eccolo, prendilo, 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 buttalo fuori strada. Li stiamo dietro, li stiamo dietro, verso la gioielleria. Vai, zona, però superci, supero le veloce. Destra, verso ospedale. Dai, persegui, dai, vado, mi segui. Ospedale, verso ospedale vecchio. Passa davanti, passa davanti. Fai passare loro, fai passare loro. Fai passare loro. Ok, sinistra. Ci credo. No, Baldwin. Oh, cosa ha fatto? L'ho perso! No! Dov'è Baldi? Mi ha preso un tombino, Baldi. No! No. Che stiamo scherzando? Smith, ma tu non puoi prendere l'interceptor? No. E però, Smith, perché non ti cambi di tua governatore? No. Troppo tempo, cioè troppo tempo, ah, non è più una vita, non è più una vita sociale poi dopo. Non è che gli avete visto la targa? No, cavolo, ero troppo lontano. Sì, stava troppo lontano, ci stava. Allora, capito che Malone non distingue la destra con la sinistra oggi, dai, bene. No, è che allora, voi in questa città avete molte cose che io non avevo mai avuto. Tipo cimitero, non ho idea di dove sia. Perché, cioè, devi sapere la mappa a memoria. Non è che devi... Cioè, a memoria, devi sapere. Governatore, immagino tipo... Allora, qual è la destra? E qual è la tu, fai il governatore, non conosci la destra e la sinistra, Mario. Anche cinema, io non sapevo ci fosse un cinema, cioè queste cose. Gli studi cinematografici. Ah, ok. Vai, vai. Vai. Abbiamo un po' l'auto però, perché è un po' rotta. Sì, assolutamente. Non ho ancora fatto l'impero io. Minchia, sei agente, sei? Sì. Ma perché non mi propongo mai per fare le rapine? Perché? Non mi piace, non mi piace. Vabbè. Purtroppo è così. Dai, vieni, ti prego. No. Prendilo in braccio. Io? Ciaculu! T'ho posto? Check, check! Check, check, sono a concessionario a vedere che macchina era. Voglio ok.
Oh, no, e tu? Non puoi andare. Andiamoci, andiamoci apposta, andiamo a dare fastidio. Proviamo con la volante. Oh, sbitti lì davanti. Mi senti? Sì, sì, sì. Madonna mia. Che succede qua? Alza le barbe, alza le barbe. Che ci sta qua? Oh no. Oh, ma che fai? Guarda le ruote. Bello, una fa a piedi, bello. La fa a piedi, bello. La fa a piedi, scendi. Ah, tieni finalmente. Come ti sparo in destra, vedi come ti sparo sul corpo. Ma che succede qua al concessionario? Oh, ma questo c'è qualcosa. Questo qua usa, c'è qualcosa, c'è un giubbotto di vetri in testa. Ma sì, è il giubbotto dell'Anakin, non lo conosci. Il giubbotto di un pezzo di merda. E tu hai il Kevlar. Ma che fa quello? No, non andare nel concessionario. Ma non ti fa male, cretino. Sì, però si sente, cioè comunque arriva, per sparmi un po'. Infatti, vedi, Vediamo un po'. Mi scusi? Salve? Salve? Vai, spara. Spara, spara. La pistola giocattolo. Inizia di Weird City, mani in alto. Perché? Il vetro si rompe però. Sto uccidendo Madonna. Prima che mi colpisce lo stento. Salve. Bella sta, bella sta pistola. C'è un giocattolo, la conosce? Dai, no, no. Signore. Ecco, ma ce la tira fuori. Signore, la conosce la pistola giocattolo? Finisci. Tommaso, vieni un attimo qua, vieni. Tu, allora, adesso io ti faccio una cosa, guarda, vieni qua. Allora, hai paura di questa pistola? La conosce la pistola? Ragazzi, sono prima di voi. No, io, questo non è... Guarda, Tommaso, vieni qua. Guarda, la vuoi vedere questa pistola? La vuoi vedere, vieni, questa, Tommaso, pistola? Vieni, Tommaso. Vieni, vieni qua. Non punti pistola vera, allora, Tommaso, vieni qua, Tommaso, signor vieni. Tommaso, la vera questa pistola. Fake drone culo, no. No, mi dissocio completamente. No, no, no. No, ho sbagliato pistola. Ho sbagliato pistola. Ha sbagliato pistola. No. Tutti facevate vedere la vostra, io ho fatto vedere la mia. Ecco. Ma ha sbagliato pistola. No, non c'è. Andiamo a chiedere a Franchino se ci aiuta. Jack. Eccolo. Franchino. Mio Franchino. Franchino. Disponibile per battuta centrale. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è mentalmente, c'è, Franchino. C'è. No, non c'è mentalmente. Oh, guarda il ciuffetto di zona che esce dal vetro, guarda il bellino. Sì. Come? Facciamo così. Pelato. Guarda, guarda così. È stato bello scammarmi ogni volta al Benz. Aia. Al Benz. Le sparo? No, F. Io le sparo? Buonanotte, è andato da qui. Guarda che fa, sparo il mio collega, sparo, guardi. Sparo il mio collega. Occhio a non sbagliare. Ah no, è la buona. È la buona. È la pistola giocattolo, la conosce? Guarda, le sparo, non le fa male. Me la regala. Me la vuoi regalare una. È la scacciacani. Regalatemene una. No, no.
Come no, no? No, no. Zuna, guarda finalmente che fine ha fatto, vai a vedere, vai a vedere. La gente, la sparerò. Chi è Zuna? Zuna che è a terra. Ah, poi se... No. Vediamo che sono giocato di Zuna. Ha sentito quello... Mi dai una pizza? Sei Franchino? Tenga. Aia, porco. Io non ce l'ho. Oh! Vabbè, la pago in contanti, dai. Che bello, le banche possiamo usare questo come aprire le porte. Nella maggior parte. Io ho trovato questa per aprire le porte per le banche. Va, così per un Franchino, ma per non vede meglio. Mira che si. Sei un Ned che... Vada? No, io faccio ruzzone no, così. A lei non è andata a me. Arrivederci. Vuole vedere questa cosa? Arrivederci. Andiamo, andiamo ragazzi, noi andiamo. Andiamo, vado a lavorare, vado a lavorare. Mi devo vedere questa pistola. Ah, mangi una bella pizza. 10.80. Dai, salite. Pito, mi dici rapporti che ho? L'abbiamo appena visto. Pito. Oh. Dici rapporti che ho? Non posso. Ragazzi, come no? Diventerò... No. Detto... Sono segreti i rapporti. È tuo fratello detto... che ti dice cose a cazzo, te l'ho detto. Sono segreti i rapporti, ragazzi, non si possono dire. Ma non ti me li ha dati, quanti ne ho? Sì, quanti ne hai, sì. Sì. Ragazzi, io ne ho 17. No, Smith 17. Smith 17! Dimmelo! Andando via email! Continuiamo positivi e quanti negativi. Allora, vuole proprio. Pensavo a giocattolo, eh. Oh, aspetta, anch'io ce l'ho. È così bella. Anch'io ce l'ho. No, questa non è giocattolo, stronzo! Oh. Mi piace la pistola a giocattolo, signore? Signore? La pistola giocattolo la conosce? Signore? No. Guarda che bello. Cioè non spara colpi, vede? Non fa male! Mi ha fatto paura. I ratti di classe B su questo del porto d'armi? 5? Sì, dipende. Dipende. Gennarino, 18. Uè, Gennarino, buongiorno. Gennarino, converge all'inseguimento. La madonna, ho fatto in tempo. Oh, dove siete? Oh, White. Negoziato sopra, sotto la passione. 10.80. Thank you. Gennarino, dove stai, Gennarino? Ce l'ho a prendere io. Vabbè, Gennarino e Zuna vanno insieme, White e questo qui che stanno, Frank e Diaz stanno insieme qui. Niente, è fermato, sto civile. Si devo schedare con lui. Zuna, posso andare a prendere? Dove stai, Gennarino? Vieni al garage, Gennarino. Pistola giocattolo, Che è impazzito, ha fatto male. È la pistola giocattolo, non ti sto facendo male. Che è impazzito, aia. Aia, i palini fanno male. È una pistola giocattolo. Pazzito lei. Dove va, Denari? Sto a posto, ma come sta? Lei chi è? Sergente tenente d'onore? Sono agente esperto coordinatore. Puttana, quanta roba. Un pezzo del mezzo, aspetta un attimo. Dai, andiamo a pigliarlo, salve coordinatore. Ciao, ciao. Dai, buona pattuglia. Parcheggio in basso, schifo di macchina, parcheggia. 2017, ciao. Bene. Ma allora, io... qui concludo qui la live, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me, vi saluto tanto, vi saluto tanto, adesso vi lascio da Waska, perché Waska è live, quindi vi lascio da lui, c'è un bel host da Waska, quindi rimanete un attimo qui prima di andare via, intanto vi ricordo di fare punto esclamativo Discord, punto esclamativo YouTube per seguirmi su entrambi, diciamo, i link che vi condivido. Su YouTube vedete le repliche, tutti i video che carico e gli altri gameplay che faccio. E su Discord potete essere aggiornati, parlare con me e tutto. Quindi vi ringrazio tanto per essere con me e vi auguro una buona giornata. E diciamo, ci vediamo in un'altra live.
Sempre questo GTA ovviamente, perché gioco sempre a questo io. Ciao a tutti, vi lascio la Wasca, vi lascio. Che viene dal profondo.